Pagina dello Sport in apertura, torniamo alla Serie D con le prestazioni del Seravezza, grande vittoria contro Fossano e il nuovo passo falso del Givi Borgo in casa contro il Bra. Sentiamo Roy Lepore. Vittoria scoppiettante del Seravezza Pozzi a Fossano per 4-3 al termine di una partita ricca di gol ed emozioni che ha messo in evidenza l'attaccante Frugoli, autore di una tripletta con il gol partita realizzata al 92esimo dal solito Gigio Grassi sul calcio di rigore, sempre più determinante per la formazione di Walter Vangioni che da quando ha rinnovato il contratto ha inanellato vittorie pesanti per la classifica che colloca i verdoazzurri a quota 30 a due posizioni sotto del Real Forteferchita, respirando aria da playoff. Il terzo successo consecutivo da inizio anno, quindi senza dubbio un cammino importante per la formazione versiliese. Per la cronaca, le reti dei piemontesi portano la firma di Cristini e Sangarre, autore di una doppietta. Perde ancora il Givi Borgo per 2-0 in casa con il Bra, nonostante il cambio di allenatore da Pacifico Fanani a Rino Lavezzini, ed è 1-1 tra Real Forte Querceta e Lucchese. Il basket, la Gesam Lemura ha superato Broni con il risultato di 76 a 72. Le Lucchesi hanno rischiato di vanificare una partita dominata in lungo e in largo nel finale, però sono riuscite a resistere all'assalto finale delle avversarie. Notizia negativa, un nuovo infortunio, quello alla playmaker Alessandra Orsilli. Le Lucchesi, la Gesam Lemura, rimangono quinte in classifica. E adesso torniamo al calcio, ma al calcio femminile. A Viareggio si è svolto il sorteggio della Women's Cup. Si è svolto all'interno del palazzetto dello sport Paolo Barzacchi, alla presenza anche dell'assessore allo sport Sandra Mei, il sorteggio dei gironi della seconda Viareggio Women's Cup, la versione femminile del torneo mondiale di calcio giovanile in programma dall'11 al 19 febbraio con 8 squadre, suddivise in 2 gironi. Il girone 1, Juventus vincitrice in carica, Empoli Inter Roma; il girone 2, Sassuolo Fiorentina Western United degli Stati Uniti e il Genova. I tempi di svolgimento del torneo sono diversi da quello del torneo maschile. Abbiamo preso questa decisione per dare più visibilità al torneo delle donne, che riteniamo la fonte della vita. Da questo torneo vogliamo lanciare un no forte alla violenza sulle donne, un no al razzismo anche sulle donne. Vogliamo essere il supporto alle richieste delle calciatrici che oggi sono inserite nel mondo del dilettantismo, per dare loro la possibilità di diventare al più presto parte del mondo del professionismo, per avere tutte quelle coperture di legge di cui hanno diritto. Soddisfatta anche l'assessore allo sport Sandra Mei di questa competizione al femminile che ospita Viareggio. Le associazioni sportive e nel modo particolare il Centro Giovani Calciatori, così pure le donne, hanno coraggio. E insomma, questo torneo davvero è un atto di coraggio, di grande passione e di grande amore per lo sport, sport per tutti, uomini e donne. Il 13 febbraio, dalle 15:30 alle 19:30, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, è in programma anche un convegno sul calcio femminile organizzato dal Sorbitz Club Viareggio Versilia. È tutto anche per lo sport. Adesso di nuovo la pubblicità, poi ci rivediamo per la terza parte del TG Noi.